Ale Franz, prima volta in Molise, qui all'Auditorium Unità d'Italia di Isernia. Siete arrivati oggi, immagino. Come vi siete trovati? Come vi sembra la nostra regione? Ah, siamo arrivati ieri sera e non abbiamo fatto altro che mangiare. Abbiamo mangiato ieri, da ieri a pranzo. È vero, Mangiamo, mangiamo, mangiamo. Si mangia benissimo. è vero. Almeno avete avuto Un una bella impatto, un impatto meraviglioso. accoglienza Ieri a gastronomica, pranzo, culinaria. ieri sera, oggi a pranzo. Meraviglioso. Sentite, voi avete con questo tour ricominciato a battere i teatri, il territorio, l'avete scritto anche nella presentazione dello spettacolo. Ecco, quanto è importante per voi, soprattutto dopo il Covid, ricominciare con uno spettacolo di questo genere e a sentire anche il pubblico così vicino? È importante per noi, è importante per il pubblico, è importante essere ritornati ad aver voglia di intrattenere e di intrattenersi e quindi di divertirsi insieme. E quindi è stato un inizio, è un anno molto bello e molto vicino al pubblico, il pubblico molto vicino a noi. Voi avete appena incontrato i ragazzi della scuola di teatro Cast, ovviamente tempestati di domande, soprattutto sulla vostra esperienza con Buona la Prima, per l'improvvisazione. Ecco, volevo chiedervi se sul territorio, quando vi muovete appunto con questi spettacoli, ci sono altri tipi di incontri di questo genere e che emozioni vi lasciano, che sensazioni vi lascia parlare con aspiranti futuri attori? Sì, ci sono incontri di questo tipo con scuole, sia di recitazione, anche scuole di istruzione che hanno al loro interno magari dei corsi di recitazione. Beh, è bellissimo poter togliere le curiosità a chi ci vede così giovane, magari chissà, poter essere di ispirazione per qualche ragazzo che un giorno in pensione andremo a vedere noi su un palco, sarebbe un bellissimo risultato, un sogno per noi. Un'ultima domanda e poi vi lascio, visto che state per prepararvi per lo spettacolo. Voi avete ovviamente adesso teatro a manetta, ma ci sono progetti anche futuri, progetti per nuovi film, serie TV. Ho sentito prima una piccola anticipazione ai ragazzi di teatro, non so se ce la potete dare anche a video. Sì, io penso di Eh sì. sì. Abbiamo appena registrato un format per Prime e quindi dovrebbe andare a maggio e quindi lasciamo un po' la sorpresa, è una sorta di spettacolo, show improvvisato con degli amici e quindi questo è. Quindi in progetto adesso c'è questo, in E poi futuro. il 30 di questo mese che esce un film di Salvatore, dove abbiamo io una piccolissima parte, una parte più rilevante, però è stata Esatto, esce un'esperienza. un film di Casanova dove ci siamo anche noi. E allora tanta merda per lo spettacolo. Grazie, grazie. Ciao Ciao, ciao a ragazzi. tutti.